Hashtag Piazza Bracci è stato presentato questa mattina nella sede della Regione a Pescara in via Passo Lanciano, il progetto finanziato dalla Regione inserito nella rivista Voci di Dentro, promosso dall'associazione che è diventata un punto di riferimento in campo sociale. Si lavora su due piani questo progetto, su più piani. Da una parte ci sono gli sportelli psicologici itineranti, rivolti a circa 180 persone, e complessivamente sono 180 interventi, 180 persone che noi raggiungiamo nella città di Chieti, nella città di Pescara, nei quartieri disagiati. E poi l'altro aspetto invece prevede le agorà. Incontri nelle piazze, nelle scuole, con gli studenti. I temi sono il bullismo, sono cose di questo tipo, disagi anche qui o anche episodi di violenza fra i giovani. Il progetto poi prevede la realizzazione di un giornale che è Voci di Dentro. Questa rivista ha un inserto all'interno della rivista Voci di Dentro. Consiste in un inserto di una decina di pagine, 15 pagine, 20 pagine, dipende dalle giornate, sono tre numeri dentro i quali raccontiamo il lavoro che facciamo e tutte le attività e tutte le scoperte incontrando le persone in questa situazione di disagio dopo la pandemia, prima e dopo la pandemia. La formazione di psicologi e volontari consente sempre di più di creare un servizio adatto alla rete territoriale e si inserisce nel più ampio progetto dell'Assessorato alle politiche sociali. C'è questo nuovo piano sociale che rappresenta una sfida importante per l'Abruzzo che abbiamo voluto fortemente e concertato con tutti gli attori. Abbiamo istituito una cabina di regia, quindi questa è anche una cosa innovativa. Abbiamo voluto ascoltare gente che fa il front office sul territorio, che ascolta un po' le problematiche delle persone. Un piano veramente importante in cui le somme sono state triplicate. Abbiamo aumentato anche la spesa pro capite per ciascun cittadino abruzzese e logicamente, come diceva lei, ci sono tante iniziative come supporto ai disabili, la figura del caregiver che sicuramente è di fondamentale importanza, vita indipendente e soprattutto il dopo di noi, perché la preoccupazione di molte persone non è tanto adesso, che sicuramente ci sono i problemi, ma la preoccupazione è per quando vengono meno le persone care, come gestire la disabilità.